Stade Municipal, questa è Italia Galles, qui comincia il nostro europeo. Per giugno arriva il calcio d'inizio, è importante partire con l'archivio giusto nel questo campionato europeo, forza ragazzi. Bravissimo Bonucci che poi manda subito in verticale il Sharawi, quindi vuole ripartire l'Italia. Appoggio per Verratti che rimanda il Sharawi, la corsa del Faraone, buona possibilità per lui, al centro Balotelli, occhiale in mezzo del Faraone che poi la va a mettere dentro Williams. Su Super Mario che non è riuscito ad arrivare. Sharawi che riesce a chiudere, poi Balotelli va via con una giocata. Finisce per terra, non c'è fallo. Qui secondo me il fallo c'era e come? Perché Balotelli si è fatto anche male. Attenzione a Mateusz, è stato molto bravo il numero 9 a saltare l'uomo. Attenzione ancora al Galles, intanto con questo pallone al centro, Buffon decisivo e ancora Buffon. Grande occasione per il Galles, ma tutto nato da un calcio di punizione non fischiato all'Italia. Stiamo attenti. C'è ancora Florenzi, l'Italia che adesso è padrona del campo. Verratti non tira dal centro, dove c'è Mario, ma c'è anche Sharawi sul palo lungo, la rimette in mezzo, diventa quasi un tiro. Il pallone è sulla parte alta della traversa. Possibilità italiana, va dentro Marchisio, servito da Balotelli con i tempi giusti. Marchisio che poi non pesca l'angolino, ma ci va veramente ad un passo, e l'Italia ad un passo dal vantaggio. Le mani Verratti, sta arrivando Florenzi, anche Pirlo dietro. Verratti allinea il momento di Balotelli interno, Balotelli con destro, non è spinto. Possibilità ancora per gli azzurri che insistono a 25 da 90. Possibilità dalla bandierina sul piede caso di Pirlo, e va a mettere mezzo Balotelli. Esce il portiere, poi arriva Florenzi di Morchio che il destro ce l'ha buono. Florenzi! Alessandro Florenzi, direttamente da Roma, porta in vantaggio l'Italia. A poco più di un quarto d'ora dal 90, azzurri in vantaggio. Attenzione che c'è Verratti solo decisivo, ha visto. E attenzione alla velocità di Mimmo Verratti che mette giù questo pallone, può puntare l'avversario. Arriva anche dall'altra parte Balotelli, deve dare rigore Balotelli! Finisce qui, a 10 dalla fine, il raddoppio di Super Mario. Italia 2, Galles 0. Collins, attenzione a Balotelli che gli porta il pallone con troppa velocità. Allora Super Mario, bella sua doppietta. Balotelli! Non sbaglia, firma la doppietta e la chiude per davvero. Italia 3, Galles 0. Loro si sono completamente disuniti solo dopo il primo gol. E questo ci fa capire che non sono una nazionale rispettabile a livello europeo. Perché ecco, se non fosse per Bale, hanno giocato una partita non all'altezza delle aspettative, una partita che noi abbiamo giocato invece con molta concentrazione, facendo bene, perché poi sono partite che se non giochi concentrato possono finire anche male. Game over al Municipal, passano gli azzurri, buona la prima, e Bain Gergo, quindi Italia 3, Galles 0. Italia che vince e convince, veramente ragazzi, sono contentissimo di questa prestazione, partita dominata, loro non hanno mai calciato nello specchio della porta. Si per Zaza che la gira subito. De Rossi, come con la Roma, si fa sempre vedere in zona offensiva. Salta l'uomo, cerca di metterla dentro l'area di rigore. Pare messo fuori, ma c'è Verratti che pensa al destro, che non è neanche male. Ma c'è Benaglio, cerca di servire Zaza al limite. Palla sul sinistro, che termina largo. Il primo squillo degli azzurri sul sinistro di Simone Zaza. Pallone in verticale, attenzione alla possibilità per gli svizzeri. E qui De Sciglio in apprensione, era addirittura raddoppiato da due giocatori in maglia rossa, si rifugia in calcio d'angolo. Allora possibilità con Schwegler dalla bandierina, 26 e 28 sul cronometro, guarda che torna al 16, controlla neanche perché, riesce comunque a tenerla. Poi Lang, salta l'uomo e calcia in porta, la papera di Buffon, e la Svizzera in vantaggio. E Sharawi, si può vedere Zaza, pallone per Verratti che poi lascia il parate Rossi, gran palla e grande invece di Verratti. Rossi al centro per Zaza che non calcia ma entra in porta col pallone. È durato un minuto il vantaggio della Svizzera, è già 1-1. Ma è anche l'ultimo atto del primo tempo, 1-1 al Municipal tra Svizzera e Italia. Primo tempo molto intenso, siamo stati un po' a guardare per la verità, perché giocano un gran calcio, va detto, tanti scambi nello stretto che molto spesso ci hanno sorpresi. Nel momento comunque non è irrimediabile nulla. Questa è la scelta, saranno i piedi di Francesco Totti a mandare in porta Verratti e Zaza, perché Sharawi ha giocato anche contro il Galles e quindi è stanco, entra in campo nella maglia numero 10, il nostro capitano.
Ratotti. Si muove Berardi, gran palla del numero 10. Era Berardi contro il portiere. Berardi! Con il destro che non è il suo piede. E si vede. Sciupa l'occasione del sorpasso. Gokhan Hiller prende il tempo a Bonucci. Vecchia conoscenza del campione italiano. Ha vestito la maglia del Napoli. Attenzione però a Memedi. Ne parliamo dopo di Hiller. Adesso seguiamo la partita. Quindi attenzione però che di qui sono scoperti. Palla per De Rossi che deve proteggerla in qualche modo. De Rossi ancora in area di rigore. Cerca l'affondo. De Rossi la va a mettere in mezzo. Però è insidioso, ma è irraggiungibile per Zaza. Parte Marchisio. Primo palo per Chiellini che non trova la porta. Attacca ora la Svizzera con Casami che resiste. La va a mettere in mezzo. Attenzione alla porta vuota. C'è Schubacher che la rimette in mezzo. Buffon cosa ha preso? Ma attenzione, qui avevo il portiere. Che paura, ma che parata di Buffon. Poi vedremo dopo con i replay. Ha fatto una parata pazzesca Buffon. Una parata da portiere migliore al mondo qual è. Ora pallone che diventa buono per Totti. E poi si appoggia a Buonaventura. Riparte Totti che serve Zaza. Zaza con il movimento centrale di Totti. Francesco Totti, proprio lui. L'ho convocato di mia spontanea volontà e ci fa vincere questa partita. Rimonta completata col gol di sinistro del numero 10. Svizzera 1, Italia 2. Passiamo al 90esimo praticamente. Gol bellissimo del capitano che non ha neanche guardato la porta, perché lui la sente la porta. E allora 2-1, sono contentissimo per lui. Finisce qui, ha vinto l'Italia. Abbiamo vinto noi, ancora una volta, in rimonta, con difficoltà, ma ce la siamo portata a casa, con il gol di Francesco Totti, signori, del nostro capitano, del capitano della Roma, quasi ormai ex, quando finirà questa stagione, perché si ritirerà, ma nel frattempo noi ce l'abbiamo fresco fresco per questo europeo e ce lo godiamo, come è giusto che sia. Sull'altro campo non hanno ancora giocato Olanda e Galles, sono curioso di capire come finirà quella. È troppo bello ragazzi, il calcio è troppo bello. È impressionante come veramente il capitano nell'ultima partita che ha giocato in campionato all'Olimpico abbia segnato una doppietta, essendo il protagonista. Un pezzo di scudetto se l'è preso anche lui. Poi abbiamo perso la finale di Europa League, non ha potuto alzare la Coppa. Adesso ha la possibilità di alzare la Coppa dell'Europeo, qualora la vinceremo. Ma intanto ci sta dando una gran mano avendo segnato questo gol. Il calcio è strano ma bello, e lo amiamo per questo. Bene, benissimo l'Italia nelle prime due, ma adesso arriva il momento della prova di maturità, la sfida per decidere chi sarà in testa al girone e chi passerà da secondo, chi avrà un sorteggio più semplice e chi uno più complicato. È Italia-Olanda, classe che si appoggia a Yalmat, pressione di Pirlo, che riesce anche a servire Balotelli, è ripartita l'Italia. Balotelli con la suola, poi c'è il supporto di Giovinco a sinistra che rientra, vuole arrivare in zona tiro, c'è ora Giovinco che calcia in porta, pallone che termina largo, Italia pericolosa, dopo 6 minuti si fanno sentire gli azzurri. Poi in verticale, trova la Wijnaldum, Robben, zona tiro per lui, Robben sul sinistro, lascia il pallone dentro, Olanda in vantaggio, grande azione, grande calcio, grande gol degli olandesi, ha segnato, se non sbaglio, Blind, ancora l'Olanda, con questo pallone largo dalle parti di Arjen Robben, corre il numero 10, che è velocissimo, non gli sta dietro Verratti, Bonucci cerca di tenere la posizione, Bonucci si sta scambiando molto spesso con Chiellini, ora Robben sul destro, prova a crossare, Bonucci però è bravissimo, anche a far ripartire gli azzurri, poi insiste l'Olanda con questo pallone gestito da Huntelaar che vuole calciare, ci riesce! E palla sul fondo, l'avevo vista dentro in diretta, penso ci sia stata una deviazione, che però il replay ci dice non esserci, Buffon non l'avrebbe mai presa, anche perché si era tuffato malissimo. Ora Robben torna da Wijnaldum che va in verticale, attenzione a questa palla girata molto bene per Huntelaar che la mette al centro, Blind e poi Buffon che non se ne sentiva di bloccare, ma comunque ripartiamo. Buonaventura, sta partendo Bernardeschi che ha molto campo, l'Olanda si scopre in maniera molto strana e particolare. Ora Bernardeschi a rigore con il sinistro, Sillisen, arriviamo sempre stanchi alla conclusione e finisce anche il primo tempo, ma che chance per gli azzurri. Si va alla pausa sul punteggio di 0-1. Ha segnato Blind, ma comunque stiamo crescendo, bisogna essere molto più cinici sotto porta ragazzi. Poi Verratti recupera solo per un attimo, Blind può lanciare Huntelaar, c'è Chiellini che chiude, poi con molti rischi l'Italia evita il peggio, ma non è finita. Ancora Olanda, grande azione, palla dentro e 2-0. Che Olanda ragazzi, fanno queste azioni impressionanti, è impossibile riuscire a chiuderli veramente, perché anche in questo caso eravamo stati molto bravi a allontanare questo pallone. Poi Verratti non l'ha tenuta, Verratti purtroppo non è in condizione, siamo veramente con il centrocampo ristretto, vedete questa partita non è nella condizione migliore sicuramente.
centrocampo titolare in entrambe le gare precedenti e lo stiamo pagando. Prima massimo tre tocchi per l'Olanda, adesso esagera Wijnaldum ma la tiene. Poi Blind per Van Persie, a vuoto Blind, allora riparte l'Italia. È entrato Van Persie nell'Olanda che conosciamo bene, ci è costato una finale di Europa League, ha segnato con il suo Fenerbahce. Ora Balotelli vuole cambiare gioco dalle parti di Giovinco, che riesce a toccare questo pallone male però, perché c'è anche Depay a dargli fastidio. Non è un compito facile per Giovinco, perché Depay è molto agile anche a tornare a ripiegare in difesa. 5 al 90esimo, Italia 0, Olanda 2. Questo sappiamo benissimo cosa significa, ma questo ci fa capire anche gli avversari che dovremo affrontare in questa fase finale del campionato europeo e la concentrazione che dovremo mettere in ogni partita, al di là del fatto che oggi purtroppo partivamo, se vogliamo, anche svantaggiati per il centrocampo. Ma non è un alibi, bisogna giocarle assolutamente meglio le partite, essere più concreti sotto porta. Ora Marchisio per Balotelli, sta partendo anche Insigne, la palla è verso Insigne che però non ci può arrivare per questione di centimetri. Parte Insigne, l'ho visto Pirlo, ora Insigne vuole creare qualcosa, va sul mancino Insigne in area di rigore, cerca le finte, arriva a rimorchio ancora Pirlo che piazza, per modo di dire, perché è un passaggio a Silisen che è attento, blocca, rilancia e finisce la partita. Italia 0, Olanda 2, vi ho già spiegato tutto e quindi passiamo direttamente alla fase ad eliminazione diretta con più concentrazione e con voglia di vincere. Buonasera a tutti e benvenuti in questo speciale. Abbiamo una notizia importante che proviene dalla Francia per quanto riguarda il calcio. La UEFA ha decretato che Totti e Pirlo devono essere ritenuti, ritirati con effetto immediato e quindi non potranno continuare la loro presenza in questo europeo. Quindi abbandonano il calcio giocato, due colonne importanti del calcio italiano e non solo, sicuramente tra i top 5 dei migliori calciatori italiani di sempre. E adesso vi lasciamo a una clip di Francesco Totti. Torniamo in studio, dobbiamo aprire le diverse chiamate in linea, partiamo. Dai, amore, stasera dormiamo in macchina, facciamo campeggio. A me piace il campeggio. Torna la vita che il capitano non sarebbe più piedi. Papà, ma perché criticano sempre Totti? No amore, non è che lo criticano sempre, è che quando tu vuoi tanto bene una persona, no? E quella persona per una serie di motivi non ti dà quello che ti ha sempre dato, allora la critica, è normale. È un po' quello che è successo tra me e mamma. Stiamo sempre a Capattoni, sì. Il tempo del capitano è finito, su. Ciao, dai, grandi ancora. Mancano pochi minuti al fischio finale e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Dai, Marco, entra. Sono Francesco, nei giorni in cui riesco ad evitare scianghette e falli in questo posto, in questo grande prato che chiamano la vita. Anch'io sono Francesco, anch'io la... Parte Totti, resta fermo Gomis e il capitano fa 2-0 al quarto d'ora. E tiri che mi sembravano perfetti, ma come amori se ne vanno. Salutato Totti e Pirlo, sono arrivati Rossi e Parolo, entrambi titolari stasera, nel quarto di finale dell'Europeo. Buonasera, questa è Germania-Italia. Per Müller che allarga ancora dalle parti di Volland, attenzione al movimento di Volland in area di rigore, fino in fondo, Volland a giro! Il pallone è largo, ma primo squillo del match. Müller, attenzione, va sul destro, non calcia, poi serve Müller, posizione al limite, poi sinistro di Draxler, il pallone termina sul fondo. Molto meglio la Germania, per adesso stiamo a guardare. Attenzione, qui dorme la Germania, anche quindi Marchisio dentro per Rossi, che va con il destro! Neuer in calcio d'angolo, ha sorpreso tutti i rossi, tutti si aspettavano che entrasse sul mancino. Invece è andato a calciare
molto bene anche davanti però a uno dei due portieri più forti del mondo, i due che sono scesi in campo oggi. Ora De Rossi però sulla traversa e ancora Neuer in calcio d'angolo. Finisce qui il primo tempo, è 0-0 tra Germania e Italia, una partita veramente pazzesca, partiti molto meglio i tedeschi, ma poi è uscita mano a mano, ha preso fiducia la nazionale azzurra, due traverse, prima De Rossi e poi Giuseppe Rossi. Primo tempo che comunque finisce sul punteggio di parità, adesso dobbiamo gestirci anche bene i cambi perché sappiamo che se la partita finisse così si andrebbe poi ai supplementari, quindi non facciamo errori, restiamo concentrati fino al termine. Chiude con l'aiuto di Bonucci, riparte l'Italia. Non è per parola, sta partendo anche Rossi, scopertissima la Germania, corre Pepito che però non controlla bene, quindi rientra sul mancino, c'è ancora il movimento di Marchisio che è solo davanti a Neuer che gli dice no. Anche questa volta siamo riusciti a non segnare, è stato anche intelligente Rossi che ha capito di non poter arrivare in porta. Marchisio ha fatto quello che poteva, forse gli era un po' dietro, ma davanti ha veramente un gran portiere. Mica finiscono i 90 minuti e si andrà ai tempi supplementari, un quarto di finale pazzesco tra Germania e Italia. Queste due squadre quando si sono scontrate ci hanno sempre regalato grandi emozioni. Florenzi, non ha spazio per lanciare nessuno, Florenzi poi ci darebbe Berardi che è un po' stanco ma continua a correre, c'è anche il momento di Zaza, sono stati ex compagni di squadra a Sassuolo. Berardi corre non so con quali forze, fino in fondo Berardi, dentro per Zaza, posizione regolare e piano piano l'appoggia in porta Simone Zaza, appena entrato il bomber porta avanti gli azzurri. Un'azione di contropiede mostruosa dell'Italia, ma guardate Berardi ragazzi come resiste, mi pare a Mustafi, non so veramente con quali birre che aveva in corpo perché ha avuto una velocità mostruosa, una resistenza pazzesca. E poi Zaza, un tocco da biliardo, Germania 0, Italia 1, è un vantaggio molto molto importante questo, che comunque ci consentirebbe, ricordo il passaggio in semifinale, questo sì, ci consente intanto di coprirci un po' di più e di risparmiare energie. Ancora Cruz, poi lascia partire il cross, Buffon con i pugni, arriva Berardi che la butta via, è finita, Italia che passa. Italia-Inghilterra è sempre stato un classico del calcio internazionale, oggi però conta in particolare perché è una semifinale, quella dell'Europeo 2016 in Francia. Siamo arrivati al momento in cui le gambe cominciano a tremare, le mie mani anche, con il joystick in mano, e quindi non possiamo sbagliare, giochiamo contro una grande nazionale ma anche noi lo siamo e stasera vogliamo dimostrarlo. Porta palla, il tocco arretrato per Lallana, che va in verticale, occhio a Walcott. La gira Sterling al tiro, pallone altissimo sopra la traversa di Buffon, aggressiva in questo avvio l'Inghilterra, e a questo punto direi di farli giocare, non scopriamoci molto, facciamoli giocare nei dovuti modi chiaramente e poi andiamo noi in contropiede. Sherman questa volta si scontra col muro dei rossi, poi riesce anche a tenere questo pallone, Italia che vuole chiudere in attacco questo primo tempo con Balotelli. Ancora Super Mario, aspetta rinforzi, si affida a Florenzi, va dentro De Rossi, gran palla per De Rossi! Sopra la traversa, questo è il primo squillo dell'Italia, al 45esimo. Partono loro, siamo leggermente scoperti. Walcott allora, lascia partire il cross, Rooney arrivava da dietro e porta in vantaggio l'Inghilterra. In corsa, non poteva farci nulla il difensore che credo fosse Chiellini, Wayne Rooney, al nono minuto del secondo tempo. Inghilterra che obiettivamente trova un meritato vantaggio qui, però abbiamo fatto quello che dicevo di non dover fare, ovvero scoprirci. Il difensore anticipato è tra l'altro Florenzi, che di centimetri non ne ha quanti Rooney. Chiaramente l'Italia deve reagire, deve trovare il gol del pareggio, perché prendere gol all'inizio secondo tempo e perdere 1-0 ci ricorda una brutta cosa, una brutta finale. Ma adesso siamo in semifinale e in finale vogliamo arrivarci. De Rossi per Marchisio, si muove Pepito al limite, Balotelli va dentro ancora Rossi, Balotelli fa tutto da solo, serve il Sharawi col destro, parte in calcio d'angolo, eccola qui la reazione che volevamo, ma adesso dobbiamo trovare il gol. Rossi va dentro Florenzi, servito sulla corsa, è più veloce ma soprattutto in anticipo Sterling, che poi però lascia lì il pallone, quindi Florenzi è andato via in rigore, Florenzi viene in fondo, Florenzi la mette, Balotelli sul fondo, cosa si è mangiato Super Mario Balotelli, che qui è stato poco super, però non era neanche impossibile però da sbagliare effettivamente, perché era messo male con il corpo, solo che da lui ti aspetti che questi gol li faccia. Forza ragazzi, il pallone sempre per Claudio Marchisio che va sul mancino,
Marchisio fuori per Bonaventura che poi si appoggia. Criscito! Mimmo Criscito! All'87esimo! Il pareggio dall'uomo che non ti aspetti! Il terzino sinistro che sta partita neanche doveva giocarla! Italia 1, Inghilterra 1! E non siamo morti, anzi, siamo ancora vivi! L'assist di Bonaventura, il destro, anzi il sinistro, sotto il 7 di Domenico Criscito che pareggia all'87esimo, riporta tutto in equilibrio. Siamo ancora vivi, si va ai supplementari. Partitone in questa semifinale tra Italia e Inghilterra, così è chiaro che sarebbe stato. E quindi 1-1 le reti di Rooney a inizio secondo tempo e alla fine di Criscito. Si va ai tempi supplementari. Entra, c'è Insigne dalla parte opposta, cerca il lancio per Lorenzo Insigne che mette giù, ancora Insigne, si accentra in zona tiro, Insigne lascia Balotelli che deve difendere, ancora Balotelli in zona tiro, Balotelli dentro per Rossi, però non passa, però ha chiuso Baines. Grande possibilità per noi, insistiamo con De Rossi, bravissimo Marchisio a recuperare. Quindi apertura per Bonaventura, resiste Jack Bonaventura, poi Criscito la mette dentro per Balotelli che non arriva neanche Art, poi Rossi la rimette dentro e il suo è un passaggio ad Art. Vuole ripartire l'Inghilterra, non penso che il tempo ci sia, ma comunque continuano a giocare. Attenzione perché il minuto è scaduto, il minuto è scaduto ragazzi. Corre Sterling che poi si defila, cerca spazio per mettere dentro questo pallone, riesce a crossare verso Henderson, Bonucci, poi Marchisio. Si va ai calci di rigore con il brivido finale, saranno i tiri dal dischetto, la lotteria dal dischetto a decidere, a decretare la finalista di questo europeo, una delle due. Allora, dovevo bere assolutamente ragazzi, è la prima volta che andiamo ai calci di rigore in questa carriera, tralasciando l'europeo, neanche con la Roma ci eravamo mai andati, quindi la tensione c'è alle stelle. Calci di rigore che sono, come sappiamo, una lotteria, può succedere veramente di tutto. I primi 5 dell'Italia saranno Balotelli, Rossi, Marchisio, Florenzi e De Rossi. Nell'Inghilterra Baines, Rooney, Chamberlain, Art addirittura batte lui. E poi Henderson, piccolo fatto di cronaca, a parte Baines e Rooney, non è che abbiano rigoristi loro. Speriamo bene. Il primo rigore è per Mario. Ricordiamo i marcatori, al 55esimo Rooney, all'87esimo Criscito, che ci ha salvato. È una partita in cui è successo di tutto, non solo i gol. Balotelli. Destro, parata. Non è riuscito ad angolare. Quindi primo rigore fallito, ora c'è Baines. Baines ha segnato. Allora attenzione perché non bisogna, non si può più sbagliare. Rossi col sinistro, rete. È rimasto fermo Art, ora però va parato. Paraglielo Gigi, paraglielo a Rooney. Rooney fa il cucchiaio, fa il cucchiaio! Un regalo clamoroso, un regalo clamoroso. E quindi Marchisio per riportarci in vantaggio. Marchisio contro Art, rigore che va segnato a tutti i costi. Marchisio si ferma, calcia ed è rete. Claudio Marchisio, 2-1. Chamberlain fa il pallonetto anche lui, fa il pallonetto anche lui, fa il pallonetto anche lui. Florenzi adesso, sarebbe fondamentale questo gol. Parte Florenzi, intuisce Art ma non basta. E questo è decisivo, perché se Gigi para il terzo rigore di fila all'altro portiere che è Art, l'Italia è in finale. Parte Art, centrale, ma la palla entra, l'aveva toccata Gigi, non è bastato. È decisivo anche questo, sul destro di De Rossi l'Italia può volare in finale. De Rossi, l'Italia è in finale di Euro 2016. Mai con questa sofferenza, eravamo andati sotto, l'abbiamo pareggiata all'ultimo, abbiamo rischiato anche ai supplementari, ma poi ci siamo riusciti. Sono le 20:45 del 10 luglio 2016, all'Odromo si gioca Italia contro Olanda, la finale dell'Europeo. Siamo arrivati fin qui con l'obiettivo di alzare la Coppa, perché di finali perse ne abbiamo viste abbastanza, l'ultima, la più recente, quella di Europa League con la nostra Roma. In particolare, due dei nostri giocatori di questa sera, Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi, l'hanno vissuta in prima persona e quindi sanno che le finali non si giocano, si vincono, soprattutto quella di stasera, contro una nazionale molto forte come quella olandese. Ma ora sentiamo gli inni.
Brividi, brividi per entrambi gli inni, brividi perché lo stadio è pieno, brividi perché giochiamo in finale. Subito in verticale per De Sciglio. C'è il movimento di Insigne che taglia bene. Occhio Insigne, se c'è track in zona tiro, Insigne vuole far partire il destro, Silisa in corto! El Shaarawy, 1.54 sul cronometro, Italia 1, Olanda 0. Si è già sbloccata la finale col Faraone che a destra può far molto meglio come abbiamo visto qui, ma Insigne ragazzi, cosa ha fatto? Si è accentrato e poi ha lasciato partire un missile, Silisen non l'ha tenuta ed El Shaarawy sotto porta, bravissimo nel tapin, da sempre Butner. Ora cerca Zaza, o meglio Insigne sul secondo palo, Insigne mette giù, rientra sul destro, Insigne! Alto! E così si chiude il primo tempo, con l'Italia che sfiora ancora una volta il 2-0, una grandissima Italia, Olanda che ha fatto quello che ha potuto, anzi complimenti a loro per non aver subito il contraccolpo psicologico. Verratti, per De Sciglio che è completamente fuori ruolo, ma vede l'inserimento di Bonaventura, Bonaventura, Bonaventura! Jack Bonaventura si è inventato il gol del 2-0, l'Italia che chiude forse matematicamente la partita. Al minuto numero 52, Italia 2, Olanda 0, la firma è del milanista Nerla, però poi allarga per Zaza, c'è il taglio di Bonaventura, servito ancora, Bonaventura finisce per terra, calcio di rigore, è calcio di rigore, un'ingenuità clamorosa di Martin Sindy che lo ha steso, Bonaventura non andava da nessuna parte, a palla lontana, che ingenuità, attenzione che la trattenuta inizia anche fuori per la verità, però sappiamo come funziona su FIFA, appena cade Bonaventura si è dentro l'area di rigore e allora si ha la possibilità di mettere il punto esclamativo sulla partita e io questo rigore lo farei battere a Insigne perché se lo meriterebbe un gol. Va Insigne, palla da una parte, portiere dall'altra e l'Italia è campione d'Europa al 99%. Adesso c'è ancora mezz'ora da giocare, dovrebbe succedere l'impossibile per non vincere questa finale. Difficile, ma Zaza se la riprende, poi va da Insigne, attenzione Insigne, c'è ancora Zaza dietro, Insigne, nel rigore Insigne, dentro per Zaza! Poker dell'Italia, 4-0, e adesso finisce per davvero. Ormai giochiamo solo noi, Insigne forse il migliore in campo, ma sicuramente il luogo decisivo. L'Italia che vuole concludere in attacco. È finita! È finita! E finalmente esultiamo, perché la finale la vinciamo! Esulta Capitan Buffon, protagonista assoluto della rete inviolata questa sera, perché comunque l'Olanda ha avuto la possibilità di segnare qualche gol. Lui è sempre stato molto attento, concentrato quando la partita era ancora aperta, quindi ricordo nel primo tempo quando Bonucci per esempio lasciava un po' di spazio lì dietro, ma ora possiamo esultare, sono contentissimo di aver reagito così a quella finale persa a Londra, all'Emirates contro il Fenerbahce, di aver battuto l'Olanda di Van Persie questa sera, proprio lui che ci aveva fatto piangere lacrime amare quella sera. E adesso la coppa la alzerà il nostro capitano Buffon, ma sono contentissimo per tutti. Purtroppo io farei però un pensiero anche al nostro capitano, al nostro ormai ex capitano, e quindi parlo di Francesco Totti. Questa coppa l'avrebbe anche potuto alzare se non fosse stato per il poco realismo di FIFA. Ma adesso godiamoci lo spettacolo. Salutiamo Francesco Totti, a cui rivolgiamo un pensiero tutti quanti. Ma adesso è il momento di dire che l'Italia è campione d'Europa! Cosa che non è riuscita a fare la Roma, ci riescono gli azzurri. E quindi alziamola alta questa coppa. Chapeau, giù il cappello per quest'Italia che strameritava questa vittoria stasera. A esattamente 10 anni di distanza, 10 anni e un giorno dalla finale vinta a Berlino con questa maglia nel 9 luglio 2006. Questo è il 10 luglio 2016.